Ciao ragazzi, sono Gastel e in questo video parliamo del Nataruk, il ritorno dell'arco. Iniziamo! Partiamo dalle informazioni di base, non ci saranno spoiler. Cercherò di tenerli assolutamente al minimo, anzi praticamente di non farne, perché non sono indispensabili per spiegare la build. Togliendo il Lens, il Kuva Brahma e il Proboscis Cernos, gli archi con la A maiuscola sono una categoria un po' dimenticata su Warframe. Con l'avvento di The New War abbiamo però la possibilità di giocare sia durante la missione sia dopo questo arco abbastanza classico, che mi fa ricordare perché all'inizio della mia avventura su Warframe abbia scelto l'MK1 Paris invece del Braton. Ma come sempre, prima di iniziare, i consigli per gli acquisti. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi contenuti, seguitemi sui social, iscrivetevi al Discord e ogni martedì sera ci vediamo live alle 9:30 su Twitch. Per quanto riguarda il farming, in questo caso ottenerlo è molto facile in realtà. Giochiamo The New War, completiamo la missione e ci arriverà per posta un bel po' di roba, tra cui il Nataruk. L'arco arriverà con tanto di slot, inventario e catalizzatore preinstallato, quindi direi che sia ottimo. Ovviamente, in quanto ricompensa dell'ultima quest del gioco, almeno al momento, non è accessibile a tutti, ma diciamo che possiamo assolutamente arrivarci, con calma, pazienza e godendoci tutte le missioni nel mezzo. Inoltre, come ogni oggetto di quest, possiamo acquistare lo schema per costruire un secondo arco da Cephalon Simaris. Per quanto riguarda le modalità di sparo, si tratta di un arco tra i più canonici. Niente frecce esplosive che generano tentacoli per attirare i nemici o quant'altro. Incocco, tendo, tiro. Anche se volendo essere pignoli non è esattamente così. Quest'arco ha tre modalità differenti di sparo. Se non carichiamo il colpo e lasciamo andare subito la freccia partirà immediatamente, infliggendo danno da perforazione e da taglio, 72% di perforazione, e proc assicurato da impatto contro i nemici. Avremo inoltre il 30% di probabilità di effetto, il 20% di probabilità di critico e 1.8x di moltiplicatore critico. Se carichiamo il colpo al massimo, infliggeremo il doppio dei danni e potremo trattenere il colpo per qualche secondo. Questo, che a primo impatto può sembrare un colpo esplosivo, in realtà è un gigantesco proiettile stile Arca Plasmor che colpirà i nemici in un raggio un po' più ampio. Andremo inoltre ad aumentare altre statistiche, il 50% di probabilità di effetto, il 50% di probabilità di critico e il 2.2 di moltiplicatore. Infine, avremo attraversamento infinito. Inoltre, solo per quest'arco e per l'altra arma che otteniamo da The New War, abbiamo uno speciale segno nel cursore di caricamento. Se riusciamo a lasciare il colpo nel secondo terzo del caricamento, ma non quando è al massimo, per capirci finché il cursore è giallo, faremmo quello che viene definito il colpo perfetto. Ad esclusione del trattenere in colpo, è in tutto e per tutto uguale a un colpo caricato, ma avremo anche il 60% di probabilità di critico e il 2.4 di moltiplicatore. Altre note interessanti per quest'arco. Non è un arco silenzioso. Non abbiamo il moltiplicatore dei colpi alla testa, anche se possiamo attivarlo con l'uso di Primary Deathhead e in ogni caso non se ne sente troppo la mancanza. Non abbiamo la classica parabola da freccia, ma il colpo si muoverà sempre in linea retta e ha munizioni infinite. Ultima nota, qualche piccolo bug. Non funziona ancora bene con il Magnetize di Mag e con Xata Whisper di Xaku, ma visto che è uscito da meno di 2 settimane, direi che c'è tutto il tempo di correggerli. Infine, un ultimo consiglio personale. Usate colori scuri per l'energia, se non volete ritrovarvi con lo schermo perennemente illuminato come un albero di Natale. Pro e contro di quest'arma. Nella fascia alta, per quanto riguarda il numero di danni complessivi inflitti dal colpo. La probabilità di critico è buona nel tiro veloce, tra le migliori assieme al Lens e al Dread nel colpo caricato e supera tutte quante le altre armi nel colpo perfetto. La probabilità di effetto è alta ed è la migliore negli archi sul colpo caricato e sul colpo perfetto. Il moltiplicatore del danno critico è nella media nel tiro caricato e nella fascia alta nel tiro perfetto. Ha le munizioni infinite, che di solito è veramente un grosso problema per quanto riguarda gli archi. La velocità di ricarica, che in questo caso è la velocità di incoccata, è molto buona.
il colpo non caricato ha il proc da impatto, e questo vuol dire che è una buona candidata per l'uso di internal bleeding, anche se personalmente non l'ho apprezzata troppo con questa modalità di gioco. Le polarizzazioni sono ottime, ci sono 2V, questo vuol dire che abbiamo anche un'ottima economia nelle forme. Già con 2, 3, 4 forme al massimo è già fantasticamente performante. Per quanto riguarda lo slot Exilus, non è indispensabile, perché se ci pensiamo alla fine i motivi fondamentali per cui li utilizziamo sono 2, o la velocità del colpo o la capienza e la raccolta delle munizioni. La seconda naturalmente non serve a niente, la prima può essere utile ma non è sicuramente indispensabile. Nei contro, il danno maggiore è un danno da perforazione, che so bene che non è il massimo, non tanto per il danno di per sé quanto per il proc che fa, e va bene così. Insomma, diciamo che tra tutti quanti i pro di questa arma, questo conto possiamo metterlo in conto. Moltiplicatore del danno critico sotto la media nel tiro veloce. Ok. Non abbiamo il moltiplicatore alla testa, non è così basilare, come vi dicevo, usando degli arcane, usando delle piccole accortezze riusciamo a risolvere il problema, e soprattutto non è così indispensabile, ma resta comunque un contro. Anche se è un'arma con mastery rank 0, è la ricompensa dell'ultima quest del gioco, quindi è abbastanza difficile da farmare. E poi, come sempre, è un'arma nuova, è appena uscita, quindi ovviamente la predisposizione della Riven è al minimo 0.5, ovvero un solo pallino. Parliamo di build. Nell'ambiente delle build le scelte sono varie, quindi vi darò un po' varie possibilità di giocare questa arma, come secondo me può essere divertente, come secondo me può essere efficace. In primo luogo, Serration. Serration è sempre un'ottima scelta per un'arma primaria, aumenta il danno puro. Volendo, a livelli più alti, possiamo optare per un Galvanize Aptitude. È una buona scelta, non so fino a che punto. Quest'arma ha innati 2 danni IPS, ne aggiungeremo un terzo col danno elementare. Comunque ce la facciamo, ma non saprei, forse resta sempre comunque meglio l'utilizzo di Serration. Ovviamente è un'arma incentrata sul critico, quindi Vital Sense per aumentare il danno critico, e in questo caso Critical Delay non è così sbagliato, riduce un po' la cadenza di tiro, è vero, ma in ogni caso io andrei a migliorarla per cercare di velocizzare un po' la procedura di ricarica di quest'arma e soprattutto di tensione per arrivare al colpo perfetto. Le opzioni per migliorare questa statistica. Speed Trigger, la più facile, la più semplice, lo otteniamo praticamente a inizio gioco e arriviamo al 60% di cadenza di tiro. Possiamo anche optare per un Prime Shred, 55, un po' di meno, abbiamo un attraversamento che non serve a niente, quindi non credo sia veramente veramente utile metterci Prime Shred. Resta sempre e comunque più intelligente uno Speed Trigger, magari non maxato per non arrivare al 60%. E allo stesso modo abbiamo ovviamente un Vile Acceleration, che però al massimo arriva al 90% di cadenza di tiro, e al 90% vi assicuro che è veramente difficile o quasi impossibile riuscire a centrare il tiro perfetto, a meno che non prendiate perfettamente il ritmo. Quindi non saprei, ragazzi, scegliete un po' voi in base al vostro stile di gioco. Personalmente con uno Speed Trigger maxato mi sono trovato perfettamente a mio agio. Ovviamente qua vedete un Galvanize Chamber che, nel caso in cui non ce l'abbiate a disposizione, può essere sostituito da una Split Chamber che col bonus delle Galvanize all'Uccision andrà a aumentare sempre di più lo sparo multiplo con uno stack fino a 5. Un altro suggerimento che vi do è l'utilizzo di Galvanize Scope. Perché? Perché va a compensare quella mancanza che abbiamo di bonus sul colpo alla testa. E soprattutto con i colpi caricati e i colpi perfetti, i colpi alla testa ne faremo un bel po', perché l'area di impatto è abbastanza ampia da, sparando in zona testa, riuscire a prenderlo. Infine, è un'arma con un forte danno innato e un forte danno critico. Quindi non è così indispensabile usare mod da effetto 60-60, possiamo usare le 90, magari fare danno virale, fondamentalmente per poter sfruttare Pramed Cryo Round, se ce l'abbiamo, che fa 165% di danno da ghiaccio. Nello slot Exilus fondamentalmente 3 opzioni. Prima opzione, Terminal Velocity. Velocità del proiettile. Sì, i proiettili non sono velocissimi per quest'arma, quindi sicuramente è una buona idea mettere questa mod. Personalmente non l'ho trovata indispensabile. Seconda possibilità, Ash.
strano a sentirsi, ma Ash può essere una valida possibilità. Riduce la possibilità che il nemico possa udire l'arma. Maxata il 100%, quindi l'arma diventa ufficialmente silenziosa, ritorna a essere un arco come tutti quanti gli altri archi. Volendo fare un'opzione un po' differente, specialmente se non usate una sentinella ma usate un pet, Vigilante Supplies, che possiamo inserire all'interno della nostra build senza maxarla, perché quello che ci interessa ovviamente non è la parte superiore, perché abbiamo munizioni infinite, quindi non dobbiamo raccogliere munizioni, ma ci interessa l'effetto del set vigilante, quindi avere il 20% di probabilità di potenziare i colpi critici con le armi primarie. Per quanto riguarda lo slot degli arcane, è un'opzione. È sempre un'opzione, non è mai un qualcosa di obbligatorio. Se vi piace l'arma, sbloccatelo. In questo caso ve lo consiglio e vi consiglio di equipaggiare Primary Death Head, che con un'uccisione da colpo alla testa di precisione, e sì, ne faremo perché il proiettile è abbastanza grande da permettercelo, aumentiamo il danno fino a 3 volte per 24 secondi, aumentiamo il moltiplicatore del colpo alla testa, che non abbiamo, quindi è sicuramente un vantaggio, e riduciamo il rinculo. Ovviamente questo è completamente inutile perché non abbiamo rinculo in quest'arma. Qualche altra piccola variante. Variante numero 1. Utilizzare Hunter Munition. Andiamo a rimuovere i bonus per i colpi alla testa. È stata la mia scelta preferita perché comunque preferivo avere Speed Trigger all'interno della mia build. E inseriamo Hunter Munition. Abbiamo detto che è un'arma da critico, quindi sicuramente l'effetto taglio non può che esserci utile. In questo caso preferisco però le mod da 60-60, come sempre tossina e ghiaccio, per ottenere il danno da virale. Altra opzione che vi sento di consigliarvi è Malignant Force e Thermite Round, così da ottenere una bella build da gas. Il gas è abbastanza sottovalutato, ma ha comunque un grande effetto perché fa costantemente danno AOE ad area. E questo può essere vantaggioso. Sicuramente non l'unica scelta, non la prima scelta. Personalmente mi sono divertito molto con questa build ad andare in giro e distruggere i nemici praticamente con un colpo, al massimo con due, ma anche la build da gas è un'opzione valutabile. Giudizio finale su quest'arma. Il Natarook è finalmente un arco che potrebbe riportare in auge gli archi in Warframe. I difetti degli archi sono abbastanza semplici. Sono lenti, colpiscono un solo bersaglio, hanno le munizioni molto ridotte. Bene, quest'arco che è lento non ci interessa, dobbiamo fare i colpi perfetti e quindi dà soddisfazione. Che colpiscono un solo bersaglio? Assolutamente no, senza neanche fare l'inferno che combina un Kuva Brahma o un Lens, quindi decisamente vantaggioso. E inoltre ha munizioni infinite, quindi sì, veramente un ottimo arco, ottime statistiche, veramente interessante. Sarà la mia arma principale di tutto il 2021? Probabilmente no. È stata un'ottima introduzione, un'ottima arma che mi fa divertire, che mi fa passare il tempo e mi fa scegliere quest'arma ogni tanto per potermi divertire e sfogare nella mia passione innata di vedere i nemici attaccati contro il muro? Assolutamente sì. Quindi se ce l'avete, investite quel paio di forme che servono per renderla un'arma veramente, veramente micidiale. Spero come sempre che il video vi sia piaciuto, che abbiate trovato informazioni utili e interessanti su questo contenuto. Se il video vi è piaciuto come sempre mettete like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Seguitemi sui social, iscrivetevi al Discord e ogni martedì sera ci vediamo live su Twitch. Ciao!